Ciao a tutti, sono Jo, eccomi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto questo contenuto back to school, sulla cancelleria e sfondi. Sono tornata dalle vacanze e su Bullet Journal di Tiger avevo già scritto un po' di cosine che ho fatto lì. Poi ho scritto, e adesso? Allora mi sono messa a pensare, ho piccolissimi obiettivi, piccoli passi per raggiungere tutti questi progetti dei prossimi mesi. E poi ho fatto anche questo planner. Comunque, parlando di cancelleria, volevo consigliarvi le cose essenziali per il back to school, ovvero delle penne, ovviamente, una Bic se volete fare tantissimi esercizi e non sprecare inchiostro, e poi quelle gel. Con il grip però se dovete scrivere tantissimo, una matita e una gomma che non mancano mai, evidenziatori, amo questa tonalità di giallo per studiare, un pennarellino se volete fare schemi e frecce, e questo è penna 68, questi cosini per segnarvi le cose e la penna rossa per segnarvi gli errori degli esercizi. Per gli sfondi a tema back to school useremo il sito di grafica Canva, che è gratis e perfetto. Ecco qua, nella barra di ricerca ho messo desktop wallpaper, ce ne sono veramente tantissimi, potete già usarne uno di questi, ma io cercherò di personalizzarlo. Ho cercato quindi Vision Board e ho deciso di usare questo. Facciamo personalizza ed eccoci qua. Voglio cambiare un po' le scritte perché sono ancora troppo estive e ovviamente le foto secondo anche le mie preferenze. Iniziamo! Ad esempio al posto di Vacation ho messo Study, ovviamente. Poi dove c'è Inspire ho messo altro, perché lì sotto ci andranno tutte le cartelle quando imposteremo lo sfondo. Tutte le varie foto nuove le cerco in Elements, che è lì a sinistra, e le digito in inglese così ne escono molte di più. Ho messo alcune anche a tema autunno, tipo il laptop con le zucche e poi quella dello Starbucks. Poi ne ho cercata una anche a tema trucchi. Per la posizione delle foto, se coprono le scritte, andate su Position e poi la mettete sotto con Background. Vedrete che la scritta andrà sopra. Ok, è pronto, possiamo salvarlo. L'ho imposto come sfondo e ho messo anche di adattarlo. E se vedete ho messo un'etichetta con tesi, così metterò tutte le cartelle relative alla tesi in quel punto. Adesso telefono, creiamo lo sfondo anche per questo. Uso sempre Canva e cerchiamo phone wallpaper, così almeno è giusto. È molto più semplice perché ho già tutta l'idea in testa, sarà molto simile a quello del computer e anche le foto le rimetto praticamente simili, così ci metto pochissimo. Ecco qua, è uscito così, sono molto soddisfatta. Per adesso le icone delle app che erano grigie le lascio così e spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo. Ciao!